Amiche e amici, buonasera e benvenuti all'ottava puntata di Mani e Fuori, la trasmissione di TV7 Tirvenita interamente dedicata al volley e questa sera quasi interamente dedicata alla Fito Performance Padova. Perché? Perché la Fito Performance Padova giocherà il giorno di Santo Stefano, domenica, un big match, una partita importantissima per il proprio campionato con Ravenna, quindi abbiamo deciso di onorare questa partita così importante con una folta rappresentativa di rappresentanti appunto della Pallavolo Padova. Targata Fito Performance, ma abbiamo anche in studio una società del veneziano questa sera, la Milanese Volley, che è qui con noi e vi prego di accogliervi con un applauso anche a voi. Abbiamo dirigenti e giocatori, li andremo a conoscere come sempre nella terza parte, però prima di tutto vado a presentare gli ospiti di questa sera, come dicevo, ospiti davvero importanti, e comincio con un grande giocatore giapponese. Abbiamo il piacere di avere con noi questa sera Yuko Shikawa, schiacciatore della Pallavolo Padova. Grazie Yu, al suo fianco uno dei due centrali titolari della squadra di Paolo Montagnani, Matteo Burgstaller. Ciao, buonasera. Da questa parte invece, come dicevo, la mia sinistra, vado dietro la scrivania, dove c'è il vicepresidente della Fito Performance, Maurizio Guglielmi. Ciao, buonasera. E accanto a Maurizio, una delle anime della società bianconera, la segretaria generale, ma è molto di più, Stefania Bottaro. Buonasera Massimo, buonasera a tutti. Questo, come dicevo, è il parterre de rois di questa sera, ma prima di tutto voglio cominciare con il fatto della settimana e quindi con il successo del Trentino Betclic nel campionato del mondo per club, il secondo anno consecutivo che la formazione trentina si impone e diventa quindi la squadra campione del mondo. E noi, per commentare questo straordinario successo, abbiamo in collegamento telefonico il general manager del Trentino Volley, Beppe Cormio. Ci sei, Beppe? Sì, buonasera a tutti. Buonasera, ciao Beppe, intanto complimenti, ti arriva l'applauso del nostro studio. Beppe, ancora una volta avete stupito tutti. Beh, insomma, diciamo che abbiamo stupito un po' anche noi stessi, perché forse non eravamo nel nostro momento migliore. Era una situazione dal punto di vista anche fisico della squadra molto particolare, che ci vedeva un pochino in difficoltà, con qualche giocatore assente, con qualche giocatore che ha dovuto stringere i denti per andare in campo. Però direi che al momento giusto la squadra ha tirato fuori quella che è la sua caratteristica migliore, vale a dire la voglia, la fame di vincere, che non si è esaurita nonostante i fortunati successi di queste ultime stagioni. Ascolta, volevo dire così un po' anche a favore della pallavolo, che il mondiale per club della pallavolo non è come quello del calcio, è molto più importante, Beppe. Me la passi sta battuta? Ha una logica migliore, nel senso che sono invitate le formazioni che vincono i campionati continentali e vengono aggiunte a queste la squadra del paese organizzatore, in questo caso il Qatar, e due wild card, due inviti che sono stati riservati alla Federazione Europea e quindi alle prime due squadre che sono nella classifica europea. Le prime due squadre, tolta la nostra che aveva vinto la Champions League, erano appunto la Dinamo Mosca e la squadra polacca del Skra Bełchatów. Quindi diciamo che c'era realmente il meglio. Qualcuno dirà che mancavano i brasiliani, ma i brasiliani nella finale del torneo sudamericano erano stati appunto superati da questa eccellente formazione argentina del Bolivar, che aveva battuto appunto i campioni del Brasile per 3-2. Ascolta Beppe, in studio questa sera ci sono delle persone che ti conoscono, io te le presento così telefonicamente al volo e poi ce n'è una in particolare che ti vuole chiedere qualcosa. Abbiamo Yuko Shikawa, abbiamo Matteo Burgstaller, abbiamo Maurizio Guglielmi e Stefania Bottaro, credo che ti senta un po' in casa questa sera, Beppe. Io a Padova sono in casa perché l'ho scelta come la città della mia vita, abito a Padova, anche se riesco a venire ogni tanto, ma ho lì la mia famiglia, quindi è chiaro che mi sento in casa. Poi mi sento in casa con Maurizio Guglielmi perché ho avuto la fortuna di conoscerlo 20 anni fa
e di apprezzarlo già allora. Con Scusa, ma Stefania. cosa avete fatto insieme 20 anni fa? Adesso lo chiedo a Maurizio, però. Cioè, c'è qualcosa che si può dire o qualcosa, Maurizio? No, è sempre riferito alla pallavolo. Sempre riferito alla pallavolo, siamo sicuri? Ti garantisco, sì. Puoi salutarlo, Maurizio, se vuoi. Ciao, Beppe. Ciao, al limite a qualche cena insieme, Maurizio, sì. Che ci ha appesantito. Purtroppo, sì. Complimenti comunque. Grazie, Maurizio. Poi Stefania, che ho conosciuto ancora prima, quando lavorava iniziative speciali per il Comune di Padova, e ho avuto la fortuna così di collaborare con lei, e poi nella mia ultima apparizione padovana per 3 anni. Non conosco Koshikawa, ma so che è un grande giocatore, quindi lo apprezzo, lo ammiro. E Matteo è un nostro giocatore, e quindi sono contento che stia facendo bene, ero sicuro che avrebbe fatto bene. Così come un altro nostro giocatore che abbiamo dato volentieri in prestito alla Fito Performance, che è Uchikov. Quindi il legame è molto stretto. La prima cosa che faccio, contagiando anche altre persone della Trentino Volley, quando rientriamo dalle trasferte, controlliamo i risultati della A2 e speriamo il prossimo anno, anzi sono sicuro che il prossimo anno torneremo a giocare insieme. Non dico contro, è una parola che con Padova c'entra poco. Beppe, tu che sei fortemente scaramantico, non ti dico cosa è successo in studio in questo momento, non lo puoi vedere, ma dopo questa tua affermazione te lo puoi immaginare. Sì, ma lo dico io, non lo dicono loro, non lo devono dire. Quindi non vale. Soprattutto non lo devono pensare, perché direi che quello che ho imparato in questi tanti anni ormai di esperienza è quello di veramente di giocare ogni partita come fosse una finale, senza badare mai all'avversario. Mi sembra, da quello che ho potuto vedere solo una partita di Padova, e peraltro amichevole, quindi il mio è un giudizio relativo, però mi sembra che sia stato molto bravo Stefano Santuzzi a costruire questa squadra, perché ha un grande equilibrio, è una squadra che ha sicuramente le motivazioni e i numeri per far molto bene. Poi è chiaro che lo sport è sempre legato a tanti eventi, ma direi che è stato fatto un grande lavoro, e non solo a livello tecnico. Bene, grazie Beppe davvero per questo tuo intervento, complimenti ancora per questo straordinario successo, ancora l'applauso nostro dello studio di Mani e Fuori. Grazie a voi, grazie a voi. Speriamo di vedersi presto al Palafabris. Grazie a Beppe. A presto. Grazie a Beppe Cormio. Matteo, una parola sul successo di Trento devo fartela dire, perché tu... Ma sono straordinari, sono degli anni che dominano a livello nazionale, a livello continentale, a livello mondiale. Non si può altro che fare gli applausi e cercare di prendere quello che ha detto Beppe a proposito della loro squadra, cioè la fame di vincere che non deve finire mai, indipendentemente dai risultati conseguiti. Certo, fame di vincere che si riflette anche nel campionato. Trento è in testa alla regular season. Prego la regia intanto di mandare i risultati dell'ultimo turno del campionato di A1, dove proprio c'è la partita di Trento con Piacenza. Ecco che arriva. Trento con Piacenza, come dicevo, che non è stata giocata domenica scorsa, ma qualche settimana fa, proprio per permettere alla formazione trentina di giocare la finale del Mondiale per Club. Quindi successo di Trento, appunto, per 3-0 sulla Copra. Modena che vince 3-0 con San Giustino. Macerata che vince in trasferta 3-1 a Cuneo nel big match della giornata. Treviso che passa come un rullo compressore su Roma per 3-0. Monza che batte Latina 3-0. Successo esterno importante di Verona a casa di Forlì, sempre più fanalino di coda del campionato. Successo interno di Vibo Valencia per 3-1 su Castellana Grotte, per una classifica che andiamo subito a vedere. Eccola, Trento finalmente con lo stesso numero di partite delle altre squadre a quota 29, Cuneo e Macerata a 25, Monza sempre più sorpresa del campionato, ma forse anche no, visto la ottima campagna acquisti che ha fatto durante l'estate a quota 19, Treviso 17, continua a risalire la china la formazione Orogranata, Modena 16, Piacenza e Roma a 14, Verona a 13, Vibo Valencia a 12, San Giustino e Latina 11, Castellana a 4, Forlì chiude ancora ferma a quota 0. Io faccio intervenire ancora Matteo, un po' la classifica che ti aspettavi, i valori sono quelli? Modena e Treviso un po' indietro rispetto alle altre, come hai detto bene te, Montichiari, Monza, sorprese del campionato, gli altri bene o male valori che rispecchiano
le campagne acquisti che sono state fatte durante l'estate. Nulla di sorprendente, insomma. E Forlì, che ancora ferma lì a 0 punti, cosa significa? Forlì... Ci sono troppe squadre in A1? Forlì si sapeva bene o male che avrebbe potuto soffrire insieme a Castellana, Vibo, quelle squadre lì costruite appunto per salvarsi. E c'è tutto il girone di ritorno, quindi di certo darla per spacciata è sbagliato, come tutte quelle che lottano per salvarsi fino alla fine non si può mai dire. Ecco Stefania, tu che hai vissuto anni anche in cui Padova stentava da morire, cosa significa perdere tante partite e rimanere poi a zero? Dove le trovi le motivazioni poi per andare in campo la domenica e cercare di far bene? Le trovi dentro di te perché la passione ti deve portare avanti. Sono stati anni molto difficili dove noi passavamo anche 9, 10, 12 partite a non vincere e devi andare avanti ogni partita, ogni domenica e fare il tuo lavoro sempre nel migliore dei modi. È l'unico modo. E pensare che la salvezza sarà il tuo scudetto. Tu sei dal 1993 all'interno della società. Hai visto passare... presidenti, un paio, hai visto passare molti soci, cos'è cambiato in questi anni? Che differenza c'è per esempio tra un Maurizio Sartorati e un Fabio Cremonese? La differenza tra Sartorati, si potrebbe scrivere un libro, comunque la risposta seria è il progetto, cioè Sartorati era la società, Fabio Cremonese è alla guida di una società e sta cercando di creare un club nel club, con obiettivi sempre più di espansione. E questa è la risposta seria in pratica. Quella la risposta faceta è che hanno un unico denominatore, che è la passione per lo sport, che esso sia stato il calcio piuttosto che il basket, perché Fabio arriva dal calcio e dal basket, Sartorati arriva dal basket. E per lo sport è una passione, che l'altra passione che li accomuna è la guida, ma non, non di una società, ma la guida da pazzi in macchina, perché cioè, ogni volta Matti. Che andavo con Sartorati o che vado con Fabio è da... Baci per terra quando arrivi. Sì, quando scendo proprio mi faccio il segno della croce. Mentre vicepresidente corre più lento? No, normale. Non corre? Normale. Sono abbastanza tranquillo in macchina, sì. Sì, tranquillo? Sì, penso che ho una famiglia a casa, che anche gli altri che corrono hanno delle famiglie, quindi bisogna stare attenti. E tu che idea ti sei fatto di Treviso, che è partita un po' in difficoltà e che adesso sta risalendo invece la china? Non sono molto abituati a Treviso a questa situazione. Vabbè, lì hanno cambiato parecchio. Era un gruppo che ormai aveva fatto il suo tempo, probabilmente anche in società. Hanno cambiato tante cose, ma comunque cioè, il campionato è lungo, senz'altro rientrano con le altre tre squadre. Ti piace la formula della finale scudetto in una partita secca? Sì. Più bella? Sì, senz'altro. Anche perché arrivi a fine stagione con le squadre che ormai sono... sì, adesso gli allenatori sono molto bravi a prepararli ad arrivare quando arrivavano alle 5 o alle 3 partite, però arrivano che sono stressati, insomma, si gioca praticamente sempre, ogni settimana ci sono allenamenti sempre più intensi, è bene fare una partita secca e chi la vince. Tra l'altro c'è una formula nuova, ne abbiamo parlato anche nella precedente puntata, ma la voglio ribadire perché è davvero nuova e forse appunto vale la pena di essere ricordata, che è la formula dei play-off invece del campionato di A2, che quest'anno vedranno una promozione diretta, la prima squadra classificata arriverà, quindi approderà in A1, mentre dalla seconda all'undicesima ci sarà un lunghissimo play-off. Dai quarti di finale in poi si giocherà al meglio delle 5 partite, però con una differenza, che la sfida tra le due formazioni partirà già dall'1-0 in favore della squadra meglio classificata al termine della regular season. Matteo, è importante perché ogni partita diventa ancora più importante, ogni punto è fondamentale. Rimanendo nel tema della scaramanzia di cui parlavi prima con Beppe, la premessa che hai fatto alla spiegazione dei playoff è che la prima non ci va. Quindi, dillo tu, io non lo dico. Ci fermiamo qui perché con la scaramanzia è una settimana, tra l'altro che anche in alcune conferenze stampa ne abbiamo viste di cotte e di crude. Ci fermiamo qui, nella seconda parte chiaramente grande spazio alla Pallavolo Padova, alla Fito Performance Padova e al Big Match di domenica 26 dicembre a Ravenna. A tra poco!